Buonasera, grazie per la vostra presenza che con un tempo così impervio veramente non pensavo di vedere così tanta gente. Innanzitutto io sono Saltarelli Claudio, presidente dell'Associazione d'Italia Alta Terra di Lavoro. Siamo un'associazione che si occupa di ripristino di verità storiche, tradizionali e soprattutto anche di cultura quasi dimenticata della nostra terra e della terra di lavoro e del Regno di Napoli. Quest'estate noi abbiamo provato per puro caso questo spettacolo sia a Rongolese di Sessa che a San Lorenzello, in cui si parlerà di brigantaggio ma in termini diversi. Noi come associazione da 4 anni abbiamo fatto più di 100 convegni, però è la prima volta che nella Brigia di Frosinone sperimentiamo questo tipo di spettacolo, dove si parlerà di brigantaggio tra la musica e la storia in monologhi. I monologhi verranno fatti in terra laborina. Laborina cosa vuol dire? Noi eravamo terra di lavoro, gli abitanti della terra di lavoro, che era la provincia più antica d'Europa, anche la più ricca all'unità d'Italia, della penisola italica, venivano chiamati laborina, quindi automaticamente la lingua che si parlava qua era la lingua laborina, che rientra nel ceppo delle lingue napoletane, che per l'Accademia della Crusca sono, insieme al siciliano, al greco antico e al latino, lingue madri che hanno preceduto l'italiano. Quando abbiamo sperimentato questo spettacolo, ho voluto, come presidente dell'associazione, insieme all'associazione L'Albero di Olda, volevo fare la provincia di Frosinone. E che cosa è successo? È successo che dovevamo scegliere il posto. La prima cosa che mi è venuta in mente è Rocca d'Arce, il Teatro Federico II. Perché Rocca d'Arce? Innanzitutto Rocca d'Arce ha una storia così importante, sia per l'Europa, per la penisola italica, e per la terra di lavoro e per il Regno di Napoli, così grande, così importante, che non potevamo non venire qua. Dedicato a Federico II, che qui ha creato l'avamposto più importante del Regno di Napoli, che praticamente era la porta d'ingresso del Regno ed era anche un luogo dove tutti, dove gli appostamenti, dove venivano, c'era diciamo la prima difesa dell'ingresso del Regno. E qui Federico II ha costruito il primo borgo medievale che poi tutta l'Europa ha conosciuto. Quindi il Medioevo a livello urbanistico e architettonico nasce a Rocca d'Arce e per l'onore del vero a Strangola Galli e viene esportato in tutta Europa da Federico II. Quindi dovevo solo venire qui. Poi qui riposa anche Eugenio Maria Berlinguer, che è stato uno di forse la persona più importante che ha recuperato il valore della terra di lavoro, e quindi lui ha deciso di venire qui a riposare quando è andata in miglior vita, e quindi per noi che siamo legati alla terra di lavoro e al Regno di Napoli, venire qui ha il triplice significato. Chiamato il sindaco Rocco Fantanelli, normalmente il sindaco così immediatamente ci ha accolto, mi ha sorpreso con la sua gentilezza e disponibilità che normalmente non vedo nelle istituzioni, invece lui con una tranquillità enorme ci ha messo a disposizione il teatro, la sua presenza e quella dell'amministrazione comunale, e oggi siamo qui a fare questo tipo di spettacolo. Dica prima di parola e poi grazie a te Claudio. Noi ci siamo conosciuti nel Palazzo Ducale di Atina in un altro spettacolo che lo hai ben in poche parole utilizzato centinaia, diversi secoli, devo dire. E quindi è chiaro che tutto ruota intorno a Federico II, Federico II che ha sostato qui a Rocca d'Arce e da qui ha emanato i suoi editti all'epoca. Noi abbiamo ripreso questo filone, non a caso abbiamo voluto intitolare questo teatro, che è una perla non solo del comune di Rocca d'Arce ma anche dei paesi limitrofi, proprio a Federico II, imperatore. Si parlerà questa sera, hai accennato al brigantaggio, anche lì c'è una fase storica, devo dire, e molti avranno attraverso le pagine di qualche nostro testo locale, sia dell'avvocato Corradini, ma anche del professor Moricone, insomma, si sono imbattuti nella storia del brigantaggio e quindi di Fra Diavolo, di tutte queste cose, che sicuramente se ne parlerà questa sera. Per noi è importante, io innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi perché questo comune, Claudio, da questo
fase natalizia ha fatto un sacco di eventi e ancora abbiamo ancora da farne nei prossimi giorni. Devo dire, la partecipazione è sempre numerosa nelle tante manifestazioni, perché stiamo lavorando, abbiamo non l'ambizione, l'orgoglio, ma quello di insomma di catalizzare sul Teatro Federico II un po' il centro della cultura del territorio. È un'ambizione, noi ci lavoriamo piano piano, se i frutti verranno si vedranno in seguito. Grazie. Siete tutti meriterebbero una menzione per la vostra presenza, perché siete stati veramente eroici, soprattutto siete personalità importanti anche per il territorio. Però sicuramente non vi offenderete se l'unico saluto lo faccio a Carlo Faiello, che è venuto da Napoli, dalla mia capitale, che rimane sempre la mia capitale, ad assistere a questo spettacolo. Carlo Faiello, lo conoscete tutti, un artista di fama internazionale che sull'identità e sul recupero delle tradizioni sta basando tutta la sua attività, sia come compositore che come artista. Allora, io prima di iniziare lo spettacolo, tre omaggi importanti. Allora, io ho regalato molti sindaci che vanno nei comuni, sì. mi dicono sì, ma non la mettono mai al muro. Spero che voi... Tre sì. Mappe molto, molto importanti. Questa è una mappa della terra di lavoro del XIII secolo, quindi dei tempi di San Tommaso e Federico II. Che è molto, molto particolare, che è stata fatta per puro caso. Questa qui, invece, è un'altra mappa della terra di lavoro, molto più... Calcolate che la data di lavoro iniziava a Sora e finiva a Nova. Questa qui è un inedito, non dovete dirlo, che ho trovato per puro caso, ed è una mappa della terra di lavoro tra cavallo tra il 1600 e il 1700, quindi è molto molto particolare, ed è un inedito che non ha nessuno, perché ho trovato per puro caso in una parrocchia originale, e per convincere il parroco a farmela dare per fare le fotocopie ce n'è voluto. Quindi questa è l'ultima, è una chicca che tempo fa me la regalò l'avvocato Ferdinando Corradini e io comunque dove vado la consegno, forse l'avete già. Questa è l'ultima mappa della terra di lavoro del 1850, l'ultimo censimento sotto il regno dell'ultima, la fase finale del regno delle due Sicilie, il regno borbonico, dove c'è tutto, abitanti, il proprio censimento sia della parte laica e sia della parte ecclesiastica per i vescovi. Questo ogni volta noi diamo questo tipo di omaggio a tutti e spero di poterlo vedere appeso al muro delle vostre comuni. Quindi io ringrazio e grazie a te. Voglio solo spiegare brevemente, prima voglio dirvi solo questo, qui ci sono degli artisti che sono per la prima volta si esibiranno, e ci sono altri che sono dei musicisti professionisti che da tempo fanno questo mestiere. E cosa molto importante, oggi gratuitamente vengono qui a fare questa operazione, questa manifestazione. Noi in maniera molto umile e tranquilla abbiamo cercato di recuperare le spese sostenute e abbiamo lasciato un bustolotto a fianco ai cioccolatini dell'azienda Papa, che gentilmente Papa Silvano e la sua gentile consorte Gianna sono venuti qui a vedere lo spettacolo. E quindi alla fine, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se ha lasciato un obolo a noi ci farebbe molto molto piacere. Vi spiego brevemente lo spettacolo, perché lo spettacolo sarà non avrà interruzione, sarà una linea continua. Noi come associazione nacque anni fa perché ci siamo resi conto che l'illuminismo, il razionalismo è fallito miseramente, nonostante nel terzo millennio ci siamo resi conto che ha vinto. E ha vinto in che modo? Portando le nostre menti in un labirinto senza via d'uscita, e portando pure al decadimento dell'umano, che è inversamente proporzionale al progresso tecnologico e scientifico. Noi in maniera molto molto sobria, e anche con presunzione e arroganza per alcuni, cerchiamo di poterci rivalere sulla metamorfosi di Ovidio. Che cosa disse Ovidio? Che praticamente si spiega l'umano e la realtà del presente attraverso il mito. Il mito, questa è terra dei miti, quindi qui inizia il regno di Napoli, che era l'emblema della Magna Grecia, quindi dove nasce prima il mito e poi la storia. E noi parliamo questa sera di vicende brigantesche, che non erano briganti normali, erano insorgenti. Questo è molto importante, perché c'è stata una mistificazione del fenomeno abbastanza e continua, lotta di classe, che non serve assolutamente a nulla. Questi erano insorgenti che erano
cattolicissimi e loro difendevano il re, la religione cattolica e la propria terra. Poi dopo, nel 1870, cambia tutto e diventa una lotta di classe. Parliamo di miti autentici che non avete studiato sopra i libri di Omero o di Virgilio, sono vissuti realmente. Per come hanno vissuto sono diventati degli eroi, ma per come sono morti sono dei miti. Quindi noi parliamo di il primo è Fra Diavolo, Michele Arcangelo Pezza alias Fra Diavolo, che è stato un mito straordinario. Perché straordinario? Perché lui ha vissuto in maniera incredibile, omaggiato ed esaltato dai suoi avversari, e a 35 anni, nel 1806, invece di accettare le offerte dell'esercito francese di passare per grado di colonnello all'esercito giacobino, decise di morire, nonostante avesse 35 anni, due mogli e figli sotto il patibolo, perché lui aveva detto giurato su un solo Dio, un solo popolo, un solo re. Poi parleremo su tutti i briganti della terra di lavoro, poi parleremo di Carmine, di Cosimo Giordano, che per come la fase finale della sua vicenda non è che è stato estremamente limpido, però in questo monologo ci sarà, si parlerà di Ferdinando II di Borbone, forse la storia prima o poi gli darà il giusto metro, perché è stato un personaggio eccezionale, un mito per come ha amministrato il regno. Poi si parlerà di Domenico Fuoco. Domenico Fuoco forse è stato il più grande brigante dopo Fra Diavolo, per come ha vissuto, per come ha combattuto e per come è morto. Qui c'è anche Maurizio Gambardi, che ha da poco scritto un altro libro su Domenico Fuoco, che è imperversato sul nostro territorio, e diciamo che con la sua morte, avvenuta il 18 agosto dell'870, si pone fine all'epopea brigantesca del Regno delle Due Sicilie. E si concluderà con le brigantesse. Qui con le brigantesse parleremo di due brigantesse, Rosa Antonucci di Arpino e Michelina di Cesare, che è il simbolo principe del mondo del brigantaggio al femminile, perché è stata una capa brigantessa, è inutile dire quello che ha fatto. E ci sarà una poesia che è stata scritta da Raimondo Rotondi 20 anni fa, che sta ancora oggi conseguendo premi in tutta Italia. Questi testi sono stati recuperati, creati dall'Associazione dell'Identità di Alta Tale di Lavoro, però sono stati tradotti in lingua laborina da Raimondo Rotondi, che sarà lui poi a interpretare. Mentre per quanto riguarda la musica, ci presenteranno in controra dove Loredana Terrezza, Silvano Buschin e Marco Cioffi faranno il loro programma musicale. Inizieremo però dalla fine, una poesia in italiano, l'unica volta che si sentirà l'italiano, molto particolare, degli anni 50, dove, pensate, apparentemente voi potrete sentire la disperazione e la rassegnazione, che però fa capire che il nostro popolo, la terra di lavoro, non potrà mai morire, perché alle spalle c'è una storia così grande, così importante, che risale ai tempi dei Sanniti e della Magna Grecia, che nessuna persona al mondo potrà mai distruggere. Quindi si partirà dalla fine. Io vi saluto i saluti finali, non vedrete più interruzioni. Grazie dell'attenzione e scusate per gli altri. Ormai è vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale e qualche mucchio di case trappiante di pomidoro, edere e povere palanche. Ogni tanto un fiumicello a pelo del terreno appare tra le branche degli olmi, carichi di viti, nero come uno scuro. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori al paradiso, qui dentro il regno dei morti, passati da dolore a dolore, senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, eccoli, con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane unto, masticando male, misi ed scuri come cani su un boccone rubato. E gli sale se ne guardi gli occhi, le mani, sugli zigomi, su un pietoso rossore in cui nemica gli si scopre l'anima. Ma anche chi non mangia o le sue storie non dice al vicino attento, se lo guardi ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente. Una donnetta di Fondi o di Aversa culla una creatura che dorme nel fondo di una vita d'agnellino e la trastulla
se essa si risveglia dal suo sonno, dicendo parole come il mondo nuovo, con parole stanche come il mondo. Questa, se la osservi, non si muove, come una bestia che finge di essere morta. Si stringe dentro le sue agri vesti e con gli occhi nel vuoto ascolta la voce che ogni istante le ricorda la sua povertà, come fosse una colpa. Poi, riprendendo a cullare, cieca, sorda, senza neanche accorgersi, sospira. Col piccolo viso scuro come torba e un muto odore di ovile, un giovane accanto al finestrino, nemico, quasi non osando aprire la porta, dare noia al vicino. Guarda fisso la montagna, il cielo, le mani in tasca, il basco da malandrino sull'occhio. Non vede il forestiero, non vede niente, il colletto un po' rialzato per freddo o per infido mistero di delinquente, di cane abbandonato. L'umidità ravviva i vecchi odori del legno, unto e affumicato, mescolandone ai nuovi, di chiassetti freschi di strame umano. E dai campi ormai violetti viene una luce che scopre anime, non corpi, all'occhio che più crudo della luce ne scopre la fame, la servitù, la solitudine. Anime che riempiono il mondo come immagini fedeli e nude della sua storia, benché affondino in una storia che non è più nostra. Con una vita di altri secoli, sono vivi in questo, e nel mondo si mostrano a chi del mondo ha conoscenza, gregge di chi nient'altro che la miseria conosca. Sono sempre stati per loro unica legge, odio servile e servire allegria, eppure nei loro occhi si poteva leggere ormai un segno di diversa fame, scura come quella del pane e come quella necessaria. Una pura ombra che già prendeva nome di speranza e quasi riacquistata l'uomo vedeva il meridione, timida, sulle sue greggi rassegnate di viventi, finalmente la luce del riscatto. Ma ora per queste anime segnate dal crepuscolo e per questo bivacco di intimiditi passeggeri, d'improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza sembra quasi cosa di ieri. Nemico è oggi a questa donna che culla la sua creatura e a questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché sia salva in altri madri, in altre creature la loro libertà. Chi muore perché arda in altri servi, in altri contadini, la loro sete, anche se bastarda di giustizia, gli è nemico. Gli è nemico chi straccia la bandiera ormai rossa di assassini e gli è nemico chi fedele dai bianchi assassini la difende. Gli è nemico il padrone che spera la loro resa e il compagno che pretende che lottino in una fede che ormai è negazione della fede. Gli è nemico chi rende grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo e gli è nemico chi perdona il sangue in nome del nuovo popolo. Restituire così in un giorno di sangue il mondo a un tempo che pareva finito. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio meridione, l'anima di questa terra è il vecchio fango. Se misuri nel mondo, in cuore, la delusione, senti ormai che essa non conduce a una nuova eredità, ma a una vecchia passione. E ti perdi allora in questa luce che rade, con la pioggia d'improvviso, zolle di sabbia rossa, case sudice. Ti perdi nel vecchio paradiso che qui fuori sui crinali di lava dà un celeste benché umano viso all'orizzonte, dove nella bava grigia si perde Napoli, ai meridiani temporali che il sereno invadono, uno sui monti del Lazio già lontani, l'altro su questa terra abbandonata. Si confondono la pioggia e il sole in una gioia che forse è conservata in fondo al cuore di questi poveri viaggiatori. Vivi, soltanto vivi, nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore e anche la tua pietà è nemica. Terra di lavoro, 1956, Pierpaolo Pasolini. Alla campana. Amore.
Sono il colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma tutto quanto voi mi conosciate come fratiamo. Oggi, 11 novembre 1806, è arrivata l'ora mia. Gli striga galline già mi hanno venuto a dire: se finì, frere diavolo, Tommaso, come parla Nisse, e Saria dice: è finita, fra diavolo. Ma dispiace, pare vero che dispiace, per tutto quello che mi sono fatto passare 7 anni fa. Alla fine, 7 anni fa, mi siamo riusciti a cacciare, se ne è andato. Però è venuto perché la ramegna non la strega nessuno. E ne erano venuti stavolta e hanno vinto loro. Mi hanno acchiappato, yes, ma aspetta tra poco, oggi. Non mi dispiace mica tanto di morire, perché alla fine tutto quanto ci dovevamo morire. Mi dispiace solo un po' che avesse moglie ma i due figli, che già mi hanno venuto a trovare qua, sono stati 8 anni fino a morire. Logo sì che mi dispiace, però chissà c'è una cosa, che a chi non ci sta, non ci serve. Se le patatelle poche campano o con me o senza di me. La cosa che mi dà più fastidio di tutto questo è tutti i giri di cerimonia che ci fanno attorno. Esso è venuta una prete confessore qua dentro, è uno che accompagna i morti, accompagna i condannati a morte per mestiere. Tu pensa un po' che chissà che mestiere sta capato. Pis, o fra diavolo, o si Francesca, è la stessa cosa. È venuto qua, io sono provato pure a ambicciarmi un po' i capi con le chiacchiere, ma sa che alla fine non c'è capito niente. Poi mi hanno portato alla messa, mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. Yes, mosciamo, lo cappello già sta tra bocca pronto. Fuori tutta la gente, applaude, cose, chi può toccare, chi cosa. Ma pure che essa alla fine sono chiacchiere. Io dico a questa gente, che è la gente mia, guardate quello che tenete a fare, io lo mio lo so fatto. Io oggi me ne voglio, vi saluto a tutti quanti, continuate a fare quello che siete fatti fino a ora e facciatelo pure meglio. Io me ne voglio, il clamaronna vi accompagna. A così, 11 novembre 1806, finì il colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma fra diavolo non è finito. Fra diavolo ancora è vivo. Tant'è vero che 212 anni dopo che sei morto ancora se ne parla. Perché alla fine, fra diavolo è la storia nostra. La storia di quello che siamo fatti in danno. 1799, quando siamo stati veramente forti. E noi sapevamo che questa storia non ce la potevamo ascoltare. A noi non ci servono tanti chiacchiere. La gente nostra è capace di raccontare le cose con due parole o con le cenni di capo. Ma la storia la teniamo dentro. Noi siamo ancora chigli di 1799. E chi ce lo fa ascoltare o ce lo fa ricordare in un'altra maniera, state sicuri che non ci va bene. In modo che sono ritto tutte queste, passiamo a questo.
esempio, Tacinelli. Ma chiama, a qua tutto mi chiamano Sottucci. Zappaterra, figlio del Zappaterra, nipote del Zappaterra. Vengo una piazza di terra, qua, alla selva di Palladino, chiamavano selva di Palladino, ma qua erano tutte stroppone, prede, pantane. E noi siamo fatiati per pulire questa terra e farla diventare coltivabile. Siamo racconciati tutto, ma sai quando vai a arda di prede siamo cagliati qua, per far diventare buona questa terra. E alla fine, del re nostro, Ferdinando II, a tutti noi che arrivano fatiati qua, ci ha assegnato una pezza di terra. Ecco, qua in cima a questa terra, mo so padroni. So padroni, sono stato padrone, finché c'è stato Ferdinando II, che era un bravo re. Quando è venuto qua, 5 anni fa, siamo fatti una festa che ancora se la ricordano tutto quanto. Mo sei morto. E ne arrivate se scausa cane e le cose non fanno più buone. E ne cagnate la legge, e cagnate tutte. Mo chi va a fatià, esce la mattina alla casa, via a fatià, messa alla terra, non si può portare neanche una mucca di pane, perché se ti fermano per la via, una mucca di pane, dice che stai aiutando i briganti, togli e fucile. E poi arrivano i suoi padroni, tutto quello che faccio, lo vengo a dare qua, c'è tutto a loro. E se non ce lo do, se sono capace, una scoppettata, si è morto, chi era un brigante, ci si è rimesso la pelle e ci si è rimesso la terra, ci tocca star zitto, il fatiato, dalla mattina alla sera. Tu pensa che prima qua teneva la capanna di stramma, certe volte quando si faceva tardi la sera, ma ci addormiva, la sottonuta spallata. Sono tornato a spallare perché non si poteva tenere più. Dice che deve andare a rifugio per i briganti. Esse briganti, voi voglio proprio raccontare quello che mi è successo. Mi vuole. Stava a fatià, qua, a questa piazza di terra mia, a un certo punto mi è sembrato che avessi sentito una sfriccia. Mi sono raggirato a rete e ci stavano 30 persone a cavallo. Armate, certe facce brutte, oddio, gli briganti, gli erano proprio i briganti, chi li vede, chi li carovolissero il re del Navone, e pensate sta buono, e quando arrivò il re del Navone, mi stava a morire di paura, ho detto, ma chissà che mi fanno, chissà, a un certo punto è calato uno, e detto, io sono Cosimo Giordano, non avevo paura che non facciamo niente, poteva fare solo un servizio. Che era io alla banca e ti era dice agli guardiani che ci manna 5 prosciutte e 5 pagnotti di pane. Poi la banca, te la sapere, la chiamavano Uasci, è una proprietà rossa che sta qua vicino, che è di proprietà della contessa, ma non sa che la contessa non ci sarà mai in sapete, non la manco conosce quella terra. Loro che sta ai guardiani, acconcia tuttisse, fa cose, piano piano si sta a fregare tutto. Vabbè, io tenevo a fare. E i guardiani, chi sono tipo proprio scarsuto, rosicce, proprio tarate, ma restano mese per sottiglie in una mesa per gnotte le pane. Come arriva a Cosimo, che la roba, sei un cazzetto, come una bestia. Dice, ora va subito l'occhio, digli che stavolta mi era mannato. 10 prosciutte e 20 pagnotte di pane. E se non me lo manna, vagli scanna a esse e quella che ci sta assieme. Arriva l'occhio e stavolta si è messo paura. Ci volevano 3 persone per portare tutta quella roba. Come arriva a Cosimo, alla fine, me l'ha lasciato pure a me, 9 prosciutte, in una pagnotta di pane.
A un certo punto, come erano arrivate, senza rumore, erano sparite tutto quanto, non saccio che fine hanno fatto. Io so tutto che cosa sono, che la pagnotta, ma non sono venuta alla casa. In una volta tanto siamo mangiati buoni. Poi dice che i briganti sono cattivi. Questa alla fine è una storia piccola. Una storia, un piccolo episodio di tutto quello che succedette a chi veniva. Non sapevo che fine hai fatto Eusebio da Cineri. Potevo immaginare che fine hanno fatto i presunti, questo sì. Sapevo la storia di Cosimo Giordano, che è stato chiamato brigante per tanto tempo, e mo a quel paese è pure la strada intitolata. Però, alla fine, la storia nostra è fatta pure di piccolo Rosso. Bande valuta.
Antonucci. Ammaretata cedrone. Coppa che gli voglio ci dician. Brigantessa cedrone. Giunonica. Non è vero niente. Come non avere niente di tutto quello che scrivevano in coppa a marito. E tutti quelli che avevano correndo alla sera, che chiamavano briganti. Io alla scuola non ci sono ita. Gimma alla selva d'Arpino, ci stavo con Tata. Tata non sapeva né leggere né scrivere e non mi ci poteva portare tutti i giorni alla scuola. Mamella sapeva leggere e scrivere. Mamella sì. Mamella mi portava in coppa a quel sito d'Albana. E là mi metteva a mano che gli ugliostro di San Buco e io ascoltavo e scrivevo. Scrivevo e leggevo. E così mi ha imparato a leggere. E quando che gli scrivono un coppa a chi lo voglio, io mi legge tutto cosa. Mi legge dalla prima all'ultima parola. Perché io già capì buono che non è tenendo a quella ciocca. E quando ha già letto la prima parola, ha già capito. Quando mi leggo che lato, non ha già capito più. E poi non si capisce ancora. T'imbrogliano le cervelle. Io, con Francesco mio, tutti i giorni ha già sparato. Ha già sparato perché ha già sapeva che sto viva il giorno dopo. Pure a uomo ha già sparato. Però dopo l'ultima scoppietta, una cosa ve la voglio dire. Tenevo 16 anni. E non ci avevo tanto alla piazza d'Arpino. Però lì in Arpino, agli primi di settembre, si faceva la festa di Loreto. La Madonna di Loreto. E quella era una bella giornata, perché io c'avevo con l'amica mia, andavo alla messa. E poi quando uscivo ci stavano tutte quelle bancarelle che tenevano le campanelle, che le campanelle di cuoccio, ma erano fatte buone, ma buone davvero. E lo guardavo. Non tenevo i soldi per me l'accattare, ma lo guardavo lo stesso, lo guardavo tutto quanto, perché erano fatte buone a davvero. Ma in realtà a me ci stava Francesco, chiappetto, con una mano, la campanella, e me l'ha detto. Io non ci manchi perché pietti che la campanella, e me lo scappietti. Facetti 100 metri. E trovai l'amica mia, e vicino a loro, io volevo fare. Ma che la campanella non suonava, non suonava. E allora dicetti all'amica mia, ecco perché me l'ha regalata, perché non è buona. E l'amica mia, che mi pareva un poco curiosa, mi dicette, è buona, ci manca un patuoc. E la guardia e dice, e io ma tu li vado a pigliare un patuocchi. E che lei mi dice, e gli ha da chiedere a esso. E si pone lì te. E che lo smettette da dire. E mi facevano, ite. Io non capivo niente, avevo 16 anni, non era bravognosa per niente. Però non lo sapevo. Io ti da Francesco, tutta imbattita, e ci dicetti, tiè, questa non è buona. Allora, Francesco si mette la mano in saccoccio, cacciato il batucco, ce lo mettetto. Tinto, che la campanella suonava. Allora
Là sì che mi metti un po' scuorno. Non ci dice ti manca che mi piaceva davvero che la campanella. E me ne scappai. Che la fosette la prima volta che io parlai con Francesco. Mi trovavo sempre appresso, stia sempre a retta a me. Io va alla fontana, stia là. Io va alla forma, alla paglipagna, e faceva passa e spassa, passa e spassa. E com'è bella mia, sono venuto agli sospiri tuoi, ma che andava pure Francesco mio, che bella musicata aveva. Un giorno Francesco portette lo giuzzo a Patana, perché quando Arpino, un giovane si vuole sposare con una femmina, porta lo giuzzo bello inciucchettato manzo la casa del padre, io lascio là. Isso si nasconde a dreta al muro e aspetta. E così facette Francesca la casa mia. Tanto sentette bussare, ascette. Chiurette la bustola a dreta isso, vedette io ciuccio e dicette. Yes, ciuccio. Allora. Francesco si affaccetta, padre mi piette lo ciuccio e lo portate dentro la casa. E meno male, se ci faceva portare a dreta, io con Francesco mio non mi ci sposavo. E così ci sposavamo, benetto dei miei figli. E Francesco faticavamo alla selva, potevo portare. La veste longa, sulla brescia, si impiccia alle braccia, si impiccia alle regna. Allora, io lo diventi a repugno, e taglio paura, come un baretto mamella mia, alla tortura. Allora sì, così il fascismo. La testa sta ancora là. Ciao, ma Maria, che mi sa sempre faceva fritto. Allora diceva nel vero con Manno, perché Francesco mio, fin d'Arpino non diceva mai, ci mandava a me, che diceva che le femmine sono ciuffine quando si tratta la solita. E sapevo fa buono. Ogni volta che portavo la lena alla tegnitore, sapevo fa proprio buono. Non ci mancava niente a noi. Poi un giorno, se ricette che gli ho reso era morto. Stavamo buoni. Ho detto, non mi sono rintarpito e c'è ricette che troviamo tutti quanti. Aiuto affanato il re. E che troviamo tutti quanti appresso a Chiavone. C'è detto io cucina. E noi ci mettevamo tutti appresso a Chiavone e cominciavamo a sparare perché avevamo a cacciare i magna sapone. Che i magna sapone però a un certo punto cominciarono a spartirsi la terra. Ma da un po' a uno, un po' a nato. A chi lo mi sono? Che aveva combinato tutto il suo aglio. Ci rettero una paga di terra, che non era manco buona per pascere le grano.
chiglia. Cominciate a dire che io stia con i magna sapone. E allora, Cerette, tutti quanti fanno i magna sapone. Cerette, un foglio con scritto tutti i nomi nostri. Chiavoni li acciderono, non sapevano né come, né quando, né chi. E noi, su 6 anni che scappammo con questa selva, ci nascognemmo e sparammo solo perché a voi amma fa così per sperare che abbiamo paura di male. Rosa Cedrone, Giunonica Brigantessa. Buia, chiamatemi Rosina. Salire su monti a trovare la libertà. È quasi un anno che combattiamo, nudi, scalzi, senza pane, senza tetto, senza giacigli, sotto i raggi cocenti del sole o fra geli d'inverno, entro in ospitali boschi, sovra sterili lande,
traversando fiumi senza ponti, traversando muraglie senza scale, affrontando inermi gli armati, conquistando con le braccia le carabine e i cannoni e strappando, pur su piani campi di terra di lavoro, la vittoria a superbi nemici. Domenico Fuoco. Chissà quando mi si darò giù in cima a me. Spacca pietre di San Pietro in Fine. Cresciuto combattendo con i lupi. Che sono tutta la stupidaggio che scrive questa gente. Perché tutto quello che scrivono in cima a noi non è vero niente. Non è vero proprio niente. Poi secondo te mi metteva a combattere chi lupo, chi lupo ci sto a combattere mo, da 10 anni. E chi sono un lupo veramente cattivo? Chi sa che tiene 5 reti? No, gli lupo. Dice che da giovane combatteva chi lupo, ma pensa che non vuole poco tu sta gente che ti incapa. Si arriva a capire che ti incapa sta gente. Io sono militare. Sono entrato all'esercito appena sono ottenuto l'età per farlo. E uno che entra all'esercito, alla fine è una persona tranquilla, perché non faceva la guerra da non so 50 anni. Erano belli lavori, la paga era buona, teneva una bella divisa, quando arriva ai paesi tutto quanto mi rispettava e voleva una vita tranquilla, che la vita loro mi piaceva. Poi è successo così, si è scarrubato tutto. La trosca si è accurtata, e ne fatte cascare tre. E niente, a me mi hanno mandato ai paesi miei a trovare volontari. Teneva a trovare volontari perché Franceschini si era deciso alla fine che si teneva da fermo. Ci sono riti di paese mio, San Pietro. Ma oramai loro si era scarrubato tutto. Combannavano quelli che combattevano per la libertà, dicevano loro. Quelli che erano fatti sempre quello che gli pareva. Che erano i signori, che erano quelli che tenevano i quadrini, stavano a combattere che volevano essere liberi. Loro che c'erano sempre stati. Ma io lo saccio che la libertà volevano. La libertà ti fregava la terra alla povera gente. E alla fine, se scausa cane che è arrivata, ce l'hanno mandata pure buona. Esso, mo tiene la terra, sono signore, e cammina nel paese l'indipinto. Finché non arrivi con la banda, perché basta dare una scoppettata alla campana, gli spariscono tutto quanto. Come risorge quando sentono gli altri? Però un danno mi facevano scappare a me. Ma da lì vai dai paesi e mi metteva presso alla grancia, la colonna alla grancia. Eppure oggi siamo fatti belle cose. Siamo venuti a Civitella la Rovete. Siamo venuti a Baucco. Poi si è cominciato a scarrubare tutto. Poi chi comandava non sapeva cosa voleva fare. Chi diceva una cosa, chi diceva un'altra, alla fine noi partiremo sempre e troveremo sempre i soldati a aspettarci. Sono stato prima con la Grancia, poi sono stato con Chiavone, poi sono stato con Tristanì, poi sono stato con Serra Canta. E alla fine mi sono scocciato e mi sono fatto la banda mia. 250 persone. Siamo fatti cama dove siamo passati. Per 10 anni. È stata una guerra.
La guerra non è bella. La guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta mai. A me la guerra mi si è mangiata una frate, una nipote. E fatto quasi morire di fame mamma. Mi si è mangiata tutti gli uomini che tenevo. Ne tenevo 250, ma ne tengo 4. E ne passati 10 anni. I soldi erano scurti. Yes, stavo alla montagna scappando. Chi è che si è mai aiutato sempre o fanno di tutto per vendere, perché in cima a noi stanno delle taglie enormi. Uno basta che ci fa una spiata e diventa ricco. Sempre se non lo venga a sapere, perché se lo venga a sapere non diventa ricco, diventa morto, subito. Non potevo tenere pietà a nessuno, perché per noi nessuno ti ha pietà. E la gente, pure la gente che grazie a me si è già arricchita, mi prova a tradirci. Di Cantro Bucci, soprannominato con Barone, si è arricchito per tutti i soldi che sono dati. C'era fornito, sì, c'era fornito per tant'anni, ma si è fatto pagare buono. Il mostro sta a fare qualcosa che non è che mi piace tanto. Ci ha convinto a fare un rapimento. Tu persona che conosce Paese, di Paese sì. Quel rapimento si è fatto pure prima. Ma era sempre gente che si maritava. Era una questione di vendetta. Era gente che combatteva contro noi, che noi combatteremo contro loro. Ma questo qua non sa, questo non parla pure brava persona alla fine. Eppure è organizzato tuttissimo. Ci ha detto chi erano, ci ha detto quanto potevano pagare, ci ha detto dove potevano venire a togliere, sta a fare questa trattativa, insomma, a non ci ha fatto capire niente. Poi oggi, per il primo appuntamento, a Nazione io sono più a terra. Ma i luoghi non mi sono fatto trovare. Perché? A me che si mi danno pure di sospetto. Non è che mi piace tanto che uno sta a fare. Allora loro mi sono lasciato un messaggio e mi sono fatto venire a un'altra parte. E come arrivare qua, chissà a me mi crea ancora più sospetto. E cominciato a guardare di quanto uomini siete, gli altri dove stanno. E fatta una frega di domande. Una frega di domande a me, proprio. Provate a guardarli in faccia, ma abbassare la voce. Solo che è portato a mangiare. Noi erano parecchi giorni che stavamo a Piume. È portato a mangiare. Siamo mangiati. Siamo così. Però alla fine si è detto, tu ma sera riesci a dormire qua. A domani non parlavo. Perché roba che la cena, a me pare che mi sta venendo. Come se mi sentesse un bambino, ma stavo lì, non mi sento tanto buono. Non mi sento buono per niente, è che mi sono assettato qua fuori allo fisco, sperando che mi si passa. E a me mi sa una cosa. Comparò, tu mi sei fregato. Ma si è fregato. Io sono morto. Ma a te non ti pare che non sono morto. Perché tu mi vedi. Mi vedi da tutta la parte. Ma sei visto la sera sotto chi sopporti. Ti pareva proprio io. Ma non poteva essere io. Io sono morto. Mi sei acceso tutto. Io mi vedo quando afficcio la finestra. Mi vedo a rivedere la finestra. Io sto fuori. Ma non posso essere io. Mi sono morto. Ma sei acceso tu. Il bambino dentro i piatti, quando stai a mangiare, non stai a mangiare più, ti sei tolto la capita. Comparò, a me mi sa che tu non stai una cifra di sciocca. Tu mi vedi a me da tutta la parte, ma non posso essere. Io mi sono morto,
Ma se ci sei tu, dove guardi? In modo che tutta questa soldi che ti sei fatta grazie a me, che ti sono dati i chili che ti hanno dato a te e vaccinato da me, ti sei comprata una frega di roba, sei padrone di tutta questa terra qua in Cina. Solo che oggi ti ci hanno dovuto portare qua c'è un braccio, perché ti sei talmente addolganita che non ce la fai più manca a camminare. Si è arrivato qua in Cina, gli stai a guardare la roba tea, essere fino a doverne tutta roba tea. Ma una botta ti arriva un'aquila. Tu lo sai, lo sei sentito dire che l'aquila ogni tanto aggredisce la gente. E che essa pare proprio che c'è anche a te. Si avvicina, io è rossa, un'aquila rossa, sì, ma sa che tu non la sei vista mai. E come ti si abbalancia il voglio, tu la guardi e vedi la faccia mia. Comparò, fregati. Da quella fotografia mi guardava essa, Michelina di Cesare, la brigantessa, femmina bella, zista e innamorata, con le sciocere piere e ben armata. Quando funghette tanto, ce ne stavano mi tante di dieci nostri chiamati briganti. Che briganti ci fungerano chiamate, perché strini strini erano soldati. A che la guerra di un mare di tempo fa, e ce ne va ancora per poterla raccontare. A femmina nostra, chiamata Michelina,
Se tu è in mezzo a sta rovina, a degli uomini sia, guerra chiamata. La guerra la facente e c'è un retto soldato. A essa, come volette brutta sorte, rattucchette pure se prima la morte, ma da quella peggio mala gente, venuta da cento dove a farne cento. 7 anni di fuoco erano passati, 7 anni di guerre scoppettate, montagna, paura, fame e freddo. E chi sto mondo che si faceva stritto, scurtava la via, l'aria scurtava, lo tempo attraverso si rigirava. 30 d'agosto 1868. Una mala sera, che era già quasi notte, come succede a chi sto mondo tristo, Giuda, nata vota se vennette Cristo. Caifa pazzietto un poco con Ponzio Pilato, una povera femmina muretto torturata. Quando alla gente su questo non si scampa, quando è loco sceglie sempre Barabba. Giorno dopo, alla piazza dei Mignani, 4 morti che erano stati cristiani, rammandunarono a così per mostra. Una era Michelina nostra, gnura in tutto, accisa così malamente, senza scorna da favere a gente. Tant'anni di tempo sono passati, ne è passato da mare, ma che la funghetta la morta di una bella sciuciara. Questa deve andare su di Sicilia, nenna ne. La rusicara si cadena che mi stregna la rupera che mi fanno schiare. La rusicara si cadena che mi stregna la rupera che mi fanno schiare. Fa sempre paura fino
da quando amora. Che passa sulla montagna scura, che non sa da prova, fino a quando amora. Che la fotografia mi guardava essa, Michelina di Cesare la brigantessa, femmina bella, dista innamorata, con le ciocia di piede e ben armata. Quando fontana ce ne stavano tante, tra vecchie nostre chiamate brigante. Che brigante ci furono chiamate, ma strigne e strigne erano soldati. A che la guerra non mare tempo fa, che covota se t'era ancora raccontata. La femmina nostra, che era Michelina, si trovette miesa a quella ruina, a dove gli uomini si è, guerra chiamata, la guerra la fece il muretto soldato. A essa, come volette brutta sorte, gli attucchette pure prima la morte. Ma a quella mala, peggio gente, venuta da cento roba a fame cento. 7 anni di fuoco erano passati, 7 anni di guerra scoppettata, montagna, paura, fame e freddo, a questo mondo che si faceva stretto. Scurtava la via e l'aria scurtava, di tempo attraverso si reggerava. 30 agosto 1868, una mala sera, che era già quasi notte, come succede a questo mondo triste, giù da una davota su Mannette Cristo. Caifa, pazienza nascita di Ponzio Pilato, una povera femmina muretta torturata. Quando alla gente, il Logan si scappa, quando in danno, capa sempre barappa. Giorno dopo, alla piazza Mignano, 4 morti che erano state cristiane, li ammucchiano alle città. Per mostra, una era Michelina di Cesare nostra, nuda in tutto, gli accisa alle città malamente, senza vergognare fa la preghiera alla gente. Randanno il tempo ne passate in mare, ma quella fu la morte di una bella sociale. Yeah.
finita qua. Si possono accendere le luci? All'altra terra di lavoro, terra di filosofi, santi, artisti. Qui ci abbiamo oltre a Severino Garzelloni, Ennio Morricone, che comunque è stato concepito da Arpino. Abbiamo abbinato i controlli, c'è Benedetto Vecchio, un altro grosso esponente degli artisti della... Non so se vi è piaciuto lo spettacolo, un buon impegnato. Grazie. Adesso vi presento uno a uno tutti i componenti, come a cominciare dai maschietti, le donne venite su. Marco Cioffi. Silvano Boschin. Grazie. Raimondo Rotondi. Avete sentito due poesie diverse, perché l'altra terra di lavoro c'è la parte montanara e c'è la parte marittima. Da Cellole, Elena Sorgente, degli Arella, Porcariella, con questo si vende a Viaggio Palladino, la signora Cinzia Zomparelli. Ringrazio tutti per la vostra disponibilità, il sindaco, Marilena che ci è stata vicina in questi giorni e mi ha supportato. Grazie, non ho nessuno. Se vi è piaciuto, lasciate un obolo. Se non vi è piaciuto, lasciate un obolo. Grazie.